tutti e ben ritrovate l'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo che oggi ha per titolo Essere prete a chiesa chiusa. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali, dell'oratorio e degli avvisi di pubblica utilità. E anche questa settimana una notizia a noi vicina, la fonte, è del Giornale di Brescia. È nativa di Seniga la dottoressa che sta operando nella zona rossa di San Fiorano ed è ospite solitaria di un bed and breakfast. Buona visione. Cari amici, sono prete da più di 40 anni, ma questa è la prima volta che per cause non mie salto la celebrazione comunitaria della Santa Messa. Sulla porta della chiesa un triste cartello riporta le parole dell'ordinanza che motiva la chiusura forzata della casa di Dio. E mi viene in mente quella chiesa priva di porte, mi sembra in provincia di Ferrara, che osservavo da bambino sulla strada che portava al mare. E mi domando se sia ancora così. E cosa farebbe quel parroco nel caso in cui anche lì uscisse un'ordinanza come da noi? Confesso che in questo momento invidio quella chiesa e vorrei che anche la mia fosse priva di porte. Nel buio si apprezza anche la flebile fiammella di un lumino. Ciò significa che la domanda, almeno di religiosità, è ancora viva in tanti. Così, vedete, mentre ci lamentiamo perché le nostre chiese sono sempre più vuote, stupisce e al tempo stesso rincuora sentire le lamentele di tanti fedeli che reclamano un luogo per pregare. Quando sono aperte sembra che nessuno ci vada, ma se sono chiuse ci si accorge che non è proprio così. Sento attuali per me quelle parole del profeta Geremia. Anche il sacerdote e il profeta si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. In queste ore mi sento un pochino così anch'io. Ma questo aiuta a ricordarmi che celebrare i sacramenti non deve diventare un mestiere. E allora questa sosta può essere anche salutare. Una volta assolto l'obbligo di garantire i sacramenti ai fedeli e l'Eucaristia è senz'altro il più importante, io non ho esaurito tutti i miei doveri sacerdotali. Rimane da svolgere quell'altra parte del ministero fatta di relazioni, di incontri, di ascolto, oltre alla preghiera personale. Questa non finisce mai. La vacanza forzata potrebbe interrogare anche tanti fedeli che con coraggio e abnegazione non mancano mai all'incontro quotidiano con Gesù nella messa. Si sentono veramente la mancanza di questo. Questo sacramento che ci rende ancora più consapevoli di quanto vale e forse troveranno anche il modo di ringraziare Dio. Perché vedete, qui da noi generalmente un prete che celebra c'è sempre, mentre non è così in tante altre parti del mondo. Ci sentiamo oggi allora più che mai in comunione con quei fratelli nella fede che la celebrazione eucaristica possono godersela solo raramente, magari soltanto poche volte l'anno, semplicemente perché lì non c'è un prete. L'Eucaristia è il dono più bello che Gesù ci ha lasciato, ma anche la presenza di un prete, magari sgangherato, non è da meno. E quindi in questa situazione, certo non facile, troviamo davvero motivo per viverla con coraggio, con discernimento, ringraziando il Signore che ci sta proprio accompagnando verso situazioni migliori, sentendoci particolarmente vicini a quelli che sono stati direttamente colpiti da questo virus. Pensiamo
ai contagiati, pensiamo alle vittime, pensiamo alle loro famiglie, a quanti comunque vivono il disagio di questa situazione. La vicinanza spirituale fa bene, fa veramente bene, perché vuol dire che attraverso la nostra sensibilità umana e cristiana l'amore di Dio passa, andando oltre, e comunque diventa contenuto di grande speranza. Ecco perché volentieri cedo la parola al nostro Vescovo. Accogliamo anche il suo messaggio che in questi giorni ci raggiunge e la parola dell'Apostolo che è in mezzo a noi. Ringraziamo il Vescovo Pierantonio per questa sua partecipazione attenta e delicata, diligente, premurosa. Una partecipazione che da pastore ci sta guidando verso quei tempi migliori che davvero auguriamo a tutti di gran cuore. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti. Arrivederci. Carissimi fedeli della Diocesi di Brescia, fratelli e sorelle nel Signore, non nascondiamocelo, siamo piuttosto preoccupati per questo contagio che si va diffondendo. È un momento un po' difficile, delicato. La preoccupazione dunque è comprensibile. Non deve però diventare agitazione e tantomeno trasformarsi in panico. Abbiamo fiducia in Dio e stiamo uniti e aiutiamoci tra di noi. Seguiamo l'evolversi della situazione, facciamolo senza allarmismi, confidiamo nella correttezza di chi ci informa, siamo molto grati ai medici e agli operatori sanitari che sono, diciamo così, in prima fila, con tanta generosità. Vediamo anche tanto senso di responsabilità nei nostri amministratori. Tutto questo ci conforta molto. Ho voluto inviare una lettera alla diocesi nella quale ho dato indicazioni abbastanza precise per quanto riguarda la vita delle nostre comunità cristiane in questi giorni. E rimando dunque a questa lettera per le indicazioni più specifiche. In quella lettera dico che il nostro desiderio è comunque di attenerci a tutto ciò che l'autorità civile ha indicato, davvero con grande rispetto. Il principio delle ordinanze che sono state emanate è molto chiaro. Occorre evitare l'alta concentrazione di persone nei vari luoghi. Così faremo anche noi, nei nostri luoghi, le nostre parrocchie, i nostri datori, le nostre chiese. Non potremo dunque riunirci frequentemente, non potremo stare nello stesso spazio, ma vogliamo rimanere uniti spiritualmente e vogliamo intensificare la preghiera. Ecco, raccomando ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate, ma raccomando a tutti di elevare la nostra preghiera al Signore. Facciamolo nei vari modi che conosciamo, in particolare attraverso il Santo Rosario. Affidiamoci alla provvidenza di Dio, attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria, dei nostri santi bresciani, dei nostri angeli custodi. Chiediamo al Signore fortezza e serenità. Forse da quanto stiamo vivendo, da quanto sta succedendo, potremmo trarre una lezione importante. Siamo fragili, nonostante la presunzione che a volte ci accompagna. E siamo molto legati gli uni agli altri, anche se a volte pensiamo di poter far da soli. Ecco, quanto stiamo vivendo ci impartisce una lezione di umiltà e di solidarietà, ma soprattutto ci rende ancora più consapevoli che siamo nelle mani di Dio. Rinnoviamo dunque questa fiducia, facciamolo sentendoci tutti uniti nella Chiesa del Signore e nella grande famiglia umana. Invoco su tutti la benedizione del Signore e vi saluto di cuore.
Emergenza coronavirus. Potrete seguire il calendario liturgico e alcuni avvisi direttamente su questo canale. Come da nuove disposizioni, l'esterno dell'oratorio sarà aperto dalle ore 15 alle ore 18 dal martedì al venerdì, mentre il bar dell'oratorio sarà aperto il venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23:30 e la domenica dalle 14 alle 22. Rimangono sospese invece tutte le altre attività, catechismo, incontri, compleanni, allenamenti e partite. Il mio lavoro, oltre che fornire medicine, è consolare la gente, amareggiata e depressa per questa situazione di emergenza dovuta al coronavirus. Sono da sola per 2000 persone, ma ce la metto tutta. Faccio capire che sono qui a loro disposizione per aiutarli. Gigliola d'Ester risponde al telefono dalla farmacia di San Fiorano, uno dei 10 paesi dell'Lodiciano nella zona rossa. Guardi, adesso, prima della riapertura pomeridiana, sto sistemando scatole e scatoloni. Come sto? Benissimo. Voce squillante e tono allegro. La dottoressa d'Ester, farmacista, è originaria di Senigallia, ma da molti anni vive a Pontevico. Suo marito è il dottor Roberto Romano, che con la sorella Laura manda avanti la farmacia del paese. Gigliola ha lavorato con loro prima di vincere 3 mesi fa il concorso per la gestione della farmacia di San Fiorano, un'esperienza partita col botto. In questi giorni, sottolinea Gigliola con ironia, i cittadini stanno facendo fin troppo la mia conoscenza. San Fiorano dista poco più di 3 km da Codogno, epicentro dell'epidemia. Nei giorni scorsi ha registrato il primo lutto, uno dei 3 anziani morti in Lombardia, un 91enne che risiedeva nel paese. Il decreto è chiaro: divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui, comunque presenti negli stessi, divieto di accesso. Gigliola è ospitata in un bed and breakfast chiuso di San Fiorano. Il sindaco mi ha trovato questo alloggio, racconta la farmacista. Ci sono soltanto io. Devo riconoscere che il comune si è davvero prodigato per offrirmi una sistemazione. Gli abitanti soffrono per la libertà limitata, una condizione psicologica difficile che si unisce al timore del coronavirus. La gente vuole soprattutto sentirsi rassicurata, spiega la dottoressa d'Ester. La farmacia non può dispensare antibiotici, osservando le disposizioni delle autorità sanitarie. Più che altro distribuisco mascherine, aspirina, tachipirina e sciroppi. E a me interessa far capire agli abitanti che condivido le loro preoccupazioni e che sono qui per loro. In farmacia entrano uno alla volta, evitando assembramenti, è una delle precauzioni di buon senso da adottare nei luoghi di servizio pubblico. C'è un aspetto della situazione che la dottoressa d'Ester ha colto con rispetto e simpatia: la grande solidarietà che si è sviluppata fra la popolazione del paese, certamente favorita dal fatto che si tratta di una piccola comunità. È bello percepire questa sensazione. Un atteggiamento che coinvolge anche la farmacista, una specie di istituzione nei paesi minori. In casi come questo, prosegue la d'Ester, vivi il tuo mestiere come una vocazione. Non si tratta soltanto di dare medicine, ma di fungere anche da punto di riferimento morale. Vivere nella zona rossa non è facile. Un sanitario che risiede nell'area, parlando con l'agenzia ANSA, ha detto che questi sono diventati paesi fantasma. Vedi la gente per strada amareggiata e non sai cosa dire. Nell'area rossa non c'è nemmeno un pronto soccorso dopo la chiusura di quello di Codogno. Se uno ha un infarto, si rompe una gamba o si fa un taglio e ha bisogno di qualche punto, deve chiamare l'autoambulanza che lo porta all'ospedale di Lodi. Rischia di passarci anche un giorno intero perché è un caos. A San Fiorano la farmacista bresciana non si risparmia.
Faccio tutto da sola, ma pazienza. Suo marito a Pontevico scherza. È più sicura e controllata lei nella zona rossa che noi qui. Corso di formazione certificativo per l'utilizzo del defibrillatore. Domenica 15 marzo 2020, presso la sala riunioni di via Zaccarini Sandrini dalle ore 8 alle ore 13. Iscrizioni entro il 21 febbraio 2020 e quota di partecipazione di 30 euro. E con questo è tutto, in attesa di buone nuove e di riprese locali, vi proponiamo un documentario dal titolo Speciale Sacro Sepolcro. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana. La cupola della Basilica del Santo Sepolcro può essere vista da vari luoghi di Gerusalemme. All'interno di questo complesso architettonico si trova il monumento più importante, la tomba dove Gesù fu sepolto ed è risorto. Da secoli, migliaia di pellegrini che vengono da tutto il mondo venerano questo luogo santo. L'iscrizione più antica è del II secolo. Il Santo Sepolcro è considerato il luogo più importante della fede cristiana con più di 2000 anni di storia, scienza e fede. Attraverso i testi biblici, le testimonianze dei vari periodi storici, le campagne di scavi che ci hanno lasciato una grande documentazione con immagini e disegni e con la collaborazione di archeologi e storici della Custodia di Terra Santa, abbiamo fatto un viaggio fino ai nostri giorni, fino all'ultimo restauro nell'edicola del Santo Sepolcro. Attorno all'anno 33, Gesù è condannato a morte, crocefisso sul monte del Golgota. È sepolto in una tomba scavata in un vicino giardino. Dopo 3 giorni, resuscita dai morti. Da questo momento il sepolcro della resurrezione diviene il luogo al centro della fede di tutta la cristianità. Cioè, sappiamo soprattutto dalle descrizioni dei Vangeli, poi anche dagli scavi archeologici che sono stati fatti dentro al sepolcro. Sappiamo che nell'antichità, ai tempi di Cristo, c'era una cava di pietra che è stata lasciata, non usata più per la qualità della pietra. Lì dentro c'era un giardino nel quale Giuseppe d'Arimatea scavò la propria tomba per se stesso, nella quale fu poi deposto Cristo Gesù. Nella narrazione biblica ci sono dettagli che aiutano la ricerca archeologica. Anche attraverso la tradizione, qui a Gerusalemme viveva la gente, vivevano i seguaci di Cristo, quindi quelli che si ricordavano benissimo dove si trovava il posto della sua passione. Nel 132 d.C. l'imperatore Adriano fondò la città di Elia Capitolina. Le memorie giudaiche e cristiane vengono cancellate. Il luogo del Golgota e il sepolcro scompaiono sotto la mole del nuovo tempio dedicato a Venere e Afrodite. Quindi anche questo, volendo nascondere proprio il santuario cristiano, ha fatto un grande favore ai cristiani, perché in tal modo ha preservato tutti i resti che c'erano. E poi, quando venne qui nel IV secolo la madre di Costantino, Elena, hanno riscoperto il santuario praticamente così come era intatto, perché sopra il santuario fu costruito un terrapieno per nascondere proprio i luoghi cristiani e per costruire il tempio pagano. Quindi abbiamo anche la testimonianza da parte dell'imperatore pagano delle sue costruzioni, che confermano l'autenticità del luogo che vediamo alle mie spalle. Nel 335, distrutti i templi pagani per volontà di Costantino, la tomba venerata viene riportata alla luce e il grandioso complesso del Santo Sepolcro, che culmina nell'Anastasis, viene inaugurato. Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, viene a Gerusalemme nell'anno 327-329 circa e per padre Aliata, archeologo,
dello Studium Biblicum Franciscanum si può dire che in un certo modo ha fatto una scoperta archeologica. Le tradizioni più antiche ci raccontano che l'imperatrice stessa volle scavare per ritrovare questa testimonianza della morte di Gesù e che la sua intraprendenza la portò a ritrovare non solamente la croce di Gesù, ma anche altre croci, per cui divenne importante poter determinare quale fosse stata la vera croce di Gesù. Secondo alcuni un miracolo, secondo altri invece fu la presenza del titolo della condanna di Gesù di cui parla il Vangelo, scritto in tre lingue, che dice Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Distrutto e ricostruito in vari periodi. Nel 1099 Gerusalemme è espugnata dai crociati e il Santo Sepolcro torna a essere il cuore dell'intera cristianità, non senza altre dominazioni, come quella di Saladino, dei Corismi e nel 1244 dei Mamelucchi. Con una bolla di Papa Clemente VI nel 1342 d.C. viene affidata all'Ordine di San Francesco di Assisi la custodia del Santo Sepolcro e degli altri luoghi santi. Da questo momento una comunità francescana si stabilisce all'interno della Basilica Venerata. La Basilica del Santo Sepolcro è una costruzione storica e antica che risale in parte all'epoca delle crociate, XII secolo, e in parte ad epoche ancora più antiche. Purtroppo fu colpita nel 1927 da un terremoto molto forte che anche provocò distruzioni in Gerusalemme. Il mandato britannico della Palestina, che a quel tempo aveva le funzioni di governo della città, decise che la chiesa dovesse essere chiusa al pubblico oppure sostenuta da pilastri e sostegni di ferro e di legno. Tuttavia rimase aperta ancora al pubblico, ma le tre comunità arrivarono alla conclusione che fosse necessario provvedere a un restauro sistematico dell'edificio e trovarono il modo di formare una commissione tecnica comune. Nel 1960 iniziarono i lavori di restauro nella Basilica del Santo Sepolcro, un lavoro documentato per ben 20 anni. Dopo 3 anni, nel 1963, le tre comunità presenti al Santo Sepolcro elessero Padre Corbo archeologo dei lavori nelle parti comuni, incarico che lo impegnò per ben 17 anni per seguire mattina e sera il cantiere e per altri 2 anni per consegnare alla stampa la sua monumentale opera Il Santo Sepolcro di Gerusalemme, aspetti archeologici dalle origini al periodo crociato. Gli scavi o i lavori al Santo Sepolcro sono durati dal 1960, in pratica fino al 1980. Padre Virgilio Corbo è riuscito a fare una sintesi pubblicando nel 1982 una serie di libri in 3 parti, un volume ma in 3 parti, presentando i risultati archeologici confrontati con i testi letterari, con le fonti, relativi al periodo evangelico, per così dire. Ci si è subito accorti che la cava di pietra era la cosa più antica che si trovava sul luogo, in parte risalente addirittura a 8 secoli prima di Cristo, ma in parte usata ancora fino all'epoca di Gesù stesso, e si pensa che corrispondesse all'ambiente topografico tipico della zona del Golgota al tempo di Gesù. Sulla cava vennero impostate tutte le differenti costruzioni. La cava di pietra è molto grande, in tutto si estende per più di 100 metri ed è piena di gallerie profonde e di tagli di roccia verticali su tutte le direzioni, ma particolarmente l'area della basilica è una delle parti più profonde di questa cava. Ci sono rocce che sporgono, come per esempio la roccia della Crocifissione di Gesù, che sporge di più di 4 metri sull'altezza del pavimento attuale,
e ci sono delle parti invece che entrano in profondità, come per esempio la grotta del ritrovamento della croce, che scende a 9 metri sotto il pavimento attuale. Un lavoro realizzato attraverso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che da sempre ha un'anima archeologica. L'anima archeologica dello Studio Biblico Francescano è una parte necessaria, fa parte della sua stessa costituzione, diciamo, è uno dei due polmoni, come un fisico ha bisogno di due polmoni per respirare bene, così lo Studio Biblico Francescano ha bisogno di un'anima linguistica, esegetica, ma anche di un'anima archeologica, cioè un qualcosa che si fonda nell'ambiente, affonda le sue radici nell'ambiente in cui i fatti si sono svolti. Sono stati 20 anni di faticoso lavoro archeologico e di restauri che hanno portato a un importante risultato. 2 anni dopo la fine degli scavi, quindi nel 1982, Padre Corbo pubblicò i risultati della sua ricerca, 3 volumi, 2 di documentazione archeologica e 1 di documentazione fotografica, e questi volumi sono rimasti fino ad oggi al centro dell'attenzione e hanno la caratteristica di essere completi e di essere non immaginati ma visti, studiati, disegnati da Padre Corbo e dai suoi collaboratori. Nella presentazione della collana sul Santo Sepolcro, Padre Virgilio Corbo scrisse: «Abbiamo finito il nostro lavoro di ricerca e lo presentiamo agli studiosi. Vogliamo solo augurarci che sia letto con intuito di amore verso colui che di questo momento è figura trionfante». Ma come spiegare il Santo Sepolcro al centro della città? Diversamente al tempo di Cristo, questo medesimo luogo si doveva trovare al di fuori della città. Si conosce con esattezza il percorso del muro che dalla cittadella di Gerusalemme o palazzo di Erode scendeva verso i portici occidentali del Tempio, quello che Giuseppe Flavio chiama il primo muro di Gerusalemme. E questo muro passa a circa 200 metri di distanza dal Calvario. Se da una parte il secolo scorso fu per il Santo Sepolcro un susseguirsi di difficoltà legate alle vicende politiche del paese, da un altro fu il secolo che permise maggiori spiragli di comuni accordi tra le comunità coinvolte dallo status quo. Se lo status quo risale al 1852, però c'è una lunga storia dietro questa data. C'erano conflitti tra le comunità e poi c'era molta pressione sul sultano da una parte dalla Francia e dall'altra parte dalla Russia, e quindi lui ha dichiarato lo status quo, cioè ha dato un decreto che obbliga alle comunità che non ci siano cambiamenti dentro la Chiesa, e per cambiamenti significa cambiamenti di uso, di costruzione, di altre questioni. La Basilica del Santo Sepolcro, una volta varcata la soglia, si apre al pellegrino con il suo carico di memorie raccolte nel luogo stesso in cui avvennero. Qui Gesù fu crocifisso e vinse la battaglia contro la morte. Salendo per una ripida scala si giunge all'altare del Calvario che sorge sopra la roccia su cui fu innalzata la croce di Gesù. La roccia è visibile attraverso le lastre di vetro ai lati dell'altare. I pellegrini possono toccare la roccia attraverso un'apertura nel disco d'argento sotto l'altare, il punto in cui, secondo la tradizione, sorgeva la croce. Nella cappella a fianco di quella del Calvario, che appartiene ai francescani, si fa memoria della crocifissione.
La decorazione e i mosaici sono rifacimenti del secolo scorso. Tra le due cappelle c'è l'altare dell'Addolorata. Sotto il Calvario, la cappella di Adamo è una tra le più antiche della Basilica. Nell'abside si vede la spaccatura della roccia, causata, secondo la prima tradizione cristiana, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Gesù. La fenditura avrebbe permesso al sangue di Cristo di raggiungere e redimere Adamo, che si riteneva essere sepolto qui. Per i primi cristiani, questa era anche l'origine del nome Golgota, luogo del cranio. Nell'atrio della Basilica è collocata la pietra dell'unzione in memoria della pietà di Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, che prepararono il corpo di Gesù per la sepoltura. Molto venerata dagli ortodossi, è ornata da candelieri e lampade. Un mosaico sul tramezzo di fronte illustra l'episodio. Dal deambulatorio una scala scende alla cappella dedicata a Sant'Elena. Le pareti della scala sono ricoperte dalle crocette, incise nel corso dei secoli passati dai pellegrini armeni, a testimonianza della devozione di questo popolo per la croce. La cappella a tre navate, con quattro colonne che sostengono la cupola, è di proprietà degli armeni e risale al XII secolo. Dalla cappella armena di Sant'Elena si accede a quella inferiore, dove è stata trovata la croce di Cristo. Frontalmente all'edicola si apre lo spazio riservato ai greci ortodossi, il Catholicon, che occupa il centro della basilica. La confraternita del Santo Sepolcro, formata da monaci ortodossi greci presieduti dal patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme. Una cupola sul tamburo di recente mosaicata in stile bizantino con il Cristo Pantocratore circondato dai 12 apostoli in paramenti vescovili è sostenuta dagli archi che si raccordano con dei pennacchi ai pilastri crociati dove sono raffigurati gli evangelisti. Oltrepassate le colonne della rotonda, si entra nello spazio di pertinenza dei francescani. L'altare sulla destra è dedicato a Maria di Magdala. In questo spazio si celebrano la maggior parte delle liturgie al sepolcro. Negli edifici posti a nord della rotonda si trova il convento francescano che ospita i frati addetti all'ufficiatura del sepolcro. Da qui si sale nella cappella latina dell'apparizione di Gesù a sua madre. Questa memoria antica e non narrata nei Vangeli è tramandata in questa cappella, dove è conservata la colonna della flagellazione. La galleria laterale è formata da una serie di archi detti della Vergine perché ricordano le visite della Vergine Maria al sepolcro. Nella storia del Santo Sepolcro sono innumerevoli i testimoni attraverso i pellegrini e i grandi autori antichi, medievali, tra questi Eusebio di Cesarea, Cirillo di Gerusalemme, San Girolamo e Geria. Secondo le ricerche del padre De Beau, lei è venuta in Terra Santa dal 381 al 384. Era una grande donna comunque. Ci sono delle ipotesi, però sicuramente apparteneva in qualche modo alla vita religiosa dell'epoca, al monacato, formava sicuramente parte di una comunità di monache. E abbiamo nel periodo moderno tanti testimoni come la visita di quattro papi. Paolo VI è stato il primo successore di Pietro a visitare la Terra Santa nel 1964, in pieno svolgimento del Concilio Vaticano II. Ovviamente la sua visita è stata anche segnata dall'incontro con il patriarca Atenagora, che è di un'importanza unica per la storia della Chiesa, per le relazioni tra le Chiese, eccetera. E il Papa, Sua Santità Giovanni Paolo II, è venuto qui anche come pellegrino, ma
è venuto come pastore, ha voluto visitare i luoghi santi, certamente, ma ha voluto anche incontrare più persone possibili di tutte le confessioni e in particolare dei cristiani qui presenti. E adesso è Benedetto XVI, il successore dell'Apostolo Pietro, che viene in pellegrinaggio per pregare nella tomba vuota. Nell'atrio, ai piedi del Golgota, si inchina a baciare la pietra dell'unzione. Visibilmente commosso, il Papa entra nell'edicola del Santo Sepolcro e rimane a lungo in preghiera, in ginocchio. Standing in this holy place, trovandoci in questo santo luogo e considerando quel meraviglioso evento, come potremmo non sentirci trafiggere il cuore alla maniera di coloro che per primi udirono la predicazione di Pietro nel giorno di Pentecoste? Qui Cristo morì e risuscitò per non morire mai più. Qui la storia dell'umanità fu definitivamente cambiata. Papa Francesco è venuto qui proprio in occasione del 50° della visita di Paolo VI qui in Terra Santa e del suo incontro con il patriarca Atenagora. E c'è stato l'incontro che ha commemorato questo, con cui si è commemorato questo evento, proprio davanti all'edicola del Santo Sepolcro. E risurrezione è la parola che ricorre più spesso nei discorsi di Francesco e Bartolomeo. La risurrezione che dopo la morte qui si è compiuta. La risurrezione che tutti unisce nell'unica fede. Una risurrezione che nello spirito di questo incontro parla di abbandono della paura e apertura all'incontro. Dobbiamo credere che, com'è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi. Sarà una grazia di resurrezione che possiamo già oggi pregustare. Ci siamo scambiati un abbraccio d'amore, poiché nessun'altra via conduce alla vita, eccetto la via dell'amore, della riconciliazione, della pace autentica, della fedeltà alla verità. La preghiera al Santo Sepolcro è semplice ma emozionante. Il clima di fraternità sincera fa sperare in un futuro di comunione. Dopo secoli, nella primavera del 2016, iniziarono i lavori di restauro dell'edicola del Santo Sepolcro. Grazie all'accordo intervenuto tra i capi delle tre comunità proprietarie della Basilica, i francescani, i greci ortodossi e gli armeni, sono iniziati i lavori. Il gruppo di intervento messo insieme dall'Università di Atene sotto la direzione della professoressa Antonia Moropoulou ha coinvolto non meno di 50 persone tra professori e tecnici delle diverse specializzazioni. La custodia di Terra Santa ha incaricato l'architetto Osama Hamdan, docente di restauro archeologico all'Università Araba di Gerusalemme, di seguire per essa ogni fase dei lavori, che racconta perché era necessario questo restauro. Prima che praticamente la cupola era aperta e portava praticamente acqua sopra l'edicola. Allora ha creato alcuni problemi, specialmente problemi strutturali, che praticamente i muri si sono gonfiati e si sono praticamente non erano più stretti, non erano più verticali. Allora nel passato, ai tempi degli inglesi, del mandato britannico, l'hanno rafforzati con botrelle di ferro attorno per contenere le mura dell'edicola. Questa situazione ovvio è rimasta praticamente quasi 100 anni in questa situazione, che non era più possibile contenere queste. Allora l'intervento era focalizzato
nella salvezza della struttura dell'edicola. Infatti era un intervento anche conservativo, perché praticamente quasi non è cambiato niente dall'aspetto esterno della edicola, ma erano la maggior parte dei lavori per rafforzare la struttura verticale e orizzontale dell'edicola. Durante le fasi preparatorie ed esecutive dei lavori sono state condotte indagini con sonde endoscopiche, con scanner ad ultrasuoni, raggi infrarossi e raggi X, metodi non invasivi per ottenere informazioni su elementi non esteriormente visibili, come la presenza di murature anteriori, la consistenza dell'originario nucleo roccioso e lo scorrimento di canali nascosti che sono all'origine di sgradite risalite di umidità. Dopo 206 anni, gli studiosi e le autorità religiose hanno potuto vedere nuovamente la roccia dove è stato sepolto Gesù. Mercoledì 26 ottobre, l'edicola, la piccola cappella che racchiude il Santo Sepolcro, è stata chiusa per dei lavori storici. Per la prima volta dal 1810, la lastra di marmo che copre il luogo sotto il quale si trovano i resti della roccia del Sepolcro di Gesù è stata spostata. L'unico precedente accadde nel 1555. L'avvenimento si è svolto a porte chiuse, in presenza del patriarca ortodosso Teofilo III, accompagnato da una piccola delegazione di religiosi e scienziati. Dalla delegazione della custodia di Terra Santa, composta dal vicario custodiale padre Dobromir Jatzal, padre Eugenio Agliata, archeologo dello Studium Biblicum Francescanum, padre Narcisio Klimas, padre Enrique Bernegio, padre David Grenier e dall'architetto Osama Hamdam della commissione scientifica. Era presente una delegazione di armeni guidata dal vescovo Sevan, oltre ai copti del Santo Sepolcro. Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto sollevare lapide e apparire la roccia nuda, il luogo dove il corpo di Gesù è stato deposto. E in quel momento, ovviamente molto emozionante, ecco, il pensiero quasi spontaneamente voleva giungere a quel giorno dopo il sabato, quando alcuni discepoli e alcune donne sono andati lì al sepolcro e hanno visto la tomba vuota. Non hanno trovato il corpo di Gesù e nessuno ha visto il Signore risorgere. Ecco, la tomba vuota ci indica che dobbiamo essere meno sensibili, meno attenti a quanto possiamo percepire con i nostri sensi e invece essere più forti in quello che riguarda la nostra fede in Gesù risorto. Per noi, per tutta la comunità, anche specialmente per me come presidente di Santo Sepolcro, era una cosa molto, molto importante, meravigliosa, perché dopo, come lei ha detto, dopo quasi 500 anni potevamo vedere la roccia questa vera. Allora, con grande rispetto, con silenzio, abbiamo aspettato questo momento di spostare questa pietra, questo marmo, e poi vedere prima il marmo tempo di Costantino, questo grigio con la croce. Io pensavo prima che questa croce di tempo di crociati, ma dopo questi restauri hanno detto che questa pietra, questo marmo tempo di Santa Elena. A dopo sotto si poteva vedere, anche toccare, anche pregare davanti la pietra vera. Allora una grazia che in questo momento io ho potuto stare qui in questo santo luogo. È stato un momento speciale per il mondo cristiano, ma anche per quello scientifico, in un lavoro in cui fede e scienza si incontrano. È il momento più bello e penso emozionante praticamente in questo lavoro qua. È stato quando è stata aperta la tomba di Gesù Cristo. È ovvio, l'obiettivo principale dell'apertura della tomba era prima di fare l'operazione dell'iniezione delle murature,
Allora era la preoccupazione di non far danni o far infiltrare la materia dell'iniezione all'interno della tomba. Allora questo era, quella serata era il momento più bello e più emozionante di questo progetto, che è andato in onda poi in tutto il mondo. Per me il momento più incredibile è stato quando è stata tolte le pietre dell'edicola la prima volta, proprio le pietre esterne, e abbiamo potuto vedere la roccia originaria che è sotto l'edicola. È un po' un peccato che non sia stata lasciata a vista, ma già è stato un grande lavoro riuscire a mettere d'accordo tutte le confessioni per riuscire a fare questo, intanto il restauro dell'edicola. In futuro speriamo che si possano fare altri lavori insieme che rendano anche la visita più facile, quindi l'accesso più facile ai tanti pellegrini, e anche la conoscenza della storia dall'inizio in tutti questi 2000 anni di storia del luogo. Quando sono entrato, ecco, ho potuto vedere quello che era sotto la lastra più di marmo più recente, quindi ho portato questo foglio, questa matita, e quando un po' c'è stato un po' di tranquillità dentro il Santo Sepolcro, quando non c'erano, ecco, i lavori dei restauratori, ecco, mi sono messo in un angolo e con grande emozione, perché sapevo che ero tra i pochi che potevo vedere questa riscoperta della roccia della sepoltura e della risurrezione di Gesù, ecco che ho fatto il disegno di quello che ho visto. Le novità principali riguardano la scoperta della presenza di una lastra inferiore a quella che tutti conoscono, che porta incisa una croce, che è la tipica croce del Patriarcato di Gerusalemme latino. Inoltre, al di sotto di questa seconda lastra c'è la roccia vera e propria, immediatamente al di sotto, quindi vuol dire che la roccia originaria del sepolcro, il banco su cui secondo la tradizione Cristo è stato deposto, arriva esattamente al di sotto delle due lastre che lo coprono, quindi è alto circa 35 centimetri sopra il pavimento moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Come fa notare commosso padre Narcisio Climas, professore di storia della Chiesa e della custodia di Terra Santa, la lastra di marmo trovata sotto quella temporaneamente rimossa è spaccata a metà e risale presumibilmente al tempo dei crociati. La posizione del banco e dei resti della roccia in cui fu scavata la tomba, trovati nel muro che circonda l'edicola, sembrerebbero indicare che si tratta di una tomba ad arcosolio, il tipo di tombi di questo periodo, e non a cochin, come sostenevano alcuni fino adesso. La conferma arriverà dagli studi degli specialisti archeologi. Ecco, non tutto è possibile verificare direttamente. Il Vangelo dà una serie di testimonianze molto preziose sulla pietra rotolata e anche sulla piccolezza dell'apertura attraverso la quale si può guardare soltanto chinandosi la presenza della roccia intorno e ricomparso. Perciò l'essenziale di quello che dice il Vangelo, un sepolcro scavato nella roccia nella quale nessuno era deposto e il Signore viene posto per primo, sembra essere confermato dalle indagini più recenti. Durante tutto il periodo si è fatto in modo di mantenere libero il più possibile l'accesso dei pellegrini alla basilica e allo stesso sepolcro. Esterno all'ingresso della basilica, intorno all'edicola, nei corridoi di accesso e anche al piano superiore accanto al convento francescano, un vero cantiere di costruzione. Ponteggi, pietre, attrezzature.
Il rumore a volte dava fastidio, ma si sapeva che era necessario per riportare in vita il luogo che circonda la tomba di Cristo Risorto. Un'opera emblematica e protetta da recinzioni che affilava la curiosità di capire cosa stava succedendo. Occasionalmente una porta aperta permetteva di vedere i lavori. Per tutto c'è il suo momento, un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Sono stati lunghi mesi, a partire dall'arrivo dei materiali per i lavori, per intagliare le pietre e per pulire la fuliggine. Alla fine è arrivato anche il tempo per la rimozione di ponteggi e dei supporti di ferro per l'edicola. E quindi, per vedere l'edicola restaurata e ripulita come nuova, così che oggi è possibile vedere anche il colore originale. E così, esattamente un anno dopo, il mercoledì 22 marzo, si è svolta la cerimonia ecumenica di conclusione dei restauri dell'edicola del Santo Sepolcro. Un giorno speciale per i cristiani, non solo di Terra Santa, ma del mondo intero. A Gerusalemme, mercoledì 21 marzo alle 10, si è svolta la cerimonia ecumenica di conclusione dei restauri e della riabilitazione dell'edicola del Santo Sepolcro. Lo storico accordo era stato raggiunto esattamente un anno fa, il 22 marzo 2016, con la firma del patriarca greco-ortodosso Theophilus III, il patriarca armeno-apostolico Nurhan Manoghian e del custode di Terra Santa, ai tempi Pier Battista Pizzaballa, rappresentanti delle tre comunità religiose che detengono la Basilica, secondo quanto stabilito dallo statu quo. In prima fila alla cerimonia, oltre ai tre firmatari, l'attuale custode di Terra Santa, Francesco Patton, il nunzio apostolico Giuseppe Lazzarotto, a far le veci della Santa Sede, e l'arcivescovo di Costantinopoli, il patriarca ecumenico Bartolomeo I. Tra i presenti anche i rappresentanti delle altre chiese del Santo Sepolcro, copti, siriaci ed etiopi, delle altre confessioni cristiane di Terra Santa e varie autorità religiose e civili, tra cui il premier greco Alexis Tsipras. I numerosi fedeli che hanno gremito la Basilica hanno mostrato con evidenza che si è trattato di un momento storico. Questo restauro è stato possibile grazie alla volontà di tutti, ma soprattutto delle tre chiese principali, che sono stati capaci di cambiare visione e con leadership di sapere portare tutti, anche i più recalcitranti, a un accordo che era necessario, che era atteso da molto tempo da tutte le comunità, dai nostri fedeli, ecco, per mostrare in quella chiesa che porta le ferite delle nostre divisioni anche la nostra volontà di curare le divisioni per andare verso le nuove generazioni con uno spirito migliore tra di noi. Sembrava una mission impossible, ecco, e invece, parafrasando quello che l'angelo Gabriele dice a Maria, nulla è impossibile con Dio. It's a message to the world and to our region here that we can. È un messaggio per il mondo e per le nostre comunità di qui. Ciò che si ritiene impossibile può diventare possibile. E questo è quanto è successo oggi. Penso che il restauro sia un segno di ispirazione per tutti, che, come esseri umani, possiamo superarci e raggiungere una convivenza pacifica e armoniosa e condividere questa Terra Santa e soprattutto Gerusalemme, che è sacra allo stesso modo per le tre religioni abramiche, giudaismo, cristianesimo e islam. Equally sacred to the Abrahamic faiths, Judaism, Christianity and of course Islam. I lavori, durati quasi 10 mesi e diretti dalla professoressa Antonia Moropoulou della National Technical University di Atene, hanno implicato un intervento di tipo conservativo e strutturale. Siamo molto orgogliosi di consegnare oggi alle tre comunità cristiane l'edicola del Santo Sepolcro riabilitata. Abbiamo dovuto affrontare grandi sfide, come ristabilire l'integrità strutturale e correggere le deformazioni, vincendole, o anche rivelare il valore del luogo,
preservare e mostrare una continuità storica, cose che oggi sono fatti. Sì, l'evento di questa giornata è assolutamente straordinario perché è il frutto, potremmo dire, il primo frutto maturo di una collaborazione tra le tre principali comunità qui a Gerusalemme, la comunità greca, la comunità latina, rappresentata ovviamente da noi e dal Patriarcato, e la comunità armena. E al tempo stesso è una cosa molto bella perché quest'anno celebreremo la Pasqua tutti nello stesso giorno, e magari questo è anche il segno che in futuro potremo celebrarla non solo nello stesso giorno ma anche insieme. La giornata di oggi ha un significato di unità, collaborazione e cooperazione. Siamo molto lieti che i greci ortodossi, gli armeni e i cattolici si siano riuniti e abbiano deciso di ristorare il Santo Sepolcro. Invochiamo la grazia di nostro Signore su tutti loro, su di voi e sul mondo intero. Preghiamo per la pace e l'unità. Ed è proprio nella Domenica delle Palme che c'è stata la processione attorno all'edicola restaurata. A Gerusalemme, nella Basilica della Resurrezione, è sempre la Pasqua del Signore. La tomba vuota lo attesta, il Vangelo lo proclama. Il Signore è veramente risorto.